Giacomo Agostini, motociclista. Marco Lucchinelli, ex campione del mondo 1981. Beh, con Giacomo Agostini ho imparato tante cose da lui. E rivalutarlo perché per anni si è sempre detto non aveva avversari. In realtà questi ultimi anni mi hanno fatto capire che non ne servono tanti, ne basta uno. Ha vinto 15 mondiali e per vincere ci vuole determinazione e professionismo, cosa che forse è quello che è mancato un po' a me. Io ho avuto la fortuna di vivere il dopo Giacomo Agostini, cioè io sono stato il primo a vincere il mondiale dopo Giacomo Agostini, dopo i 15 di Milano. Beh, direi le corse ai miei tempi erano forse corse più tra amici, ci si vedeva, ci si parlava, era un po' una grande famiglia. Il primo giro è collato da giù di scesa, è andato avanti così per e naturalmente noi avevamo questa preoccupazione, cioè la preoccupazione della caduta e non avendo tanta protezione purtroppo tanti piloti sono mancati perché oltre alle tute e i caschi c'erano anche le piste molto pericolose dove c'era muri, garrai, piante, quindi non c'era le piste che ci sono oggi dove c'è spazio di fuga, dove uno può cadere, si può rialzare, può ripartire. Ai miei tempi invece purtroppo quando cadevi c'era poco da fare, insomma. Era importante che non sbagliassi il pilota, ma era altrettanto importante che non succedesse niente alla moto, perché l'imprevisto era sempre dietro l'angolo. Vince sempre, sia allora che oggi, chi ci dà più gas. Il talento è quello più veloce. Noi quando si correva si guardava a fare la tuta leggera, per questione di peso, e poi praticamente eravamo nudi, era come avere uno strato di pelle in più. In realtà quando cadevi o ti si strappava, insomma, che ti venivano delle croste che duravano per delle settimane ed era molto dura. Io dico sempre che con le tute di oggi mi butterei quasi per terra apposta per andare nei video che poi passano nei parchi, perché oggi sono tutte sicure veramente. Beh, la mia prima tuta è stata una tuta molto sottile, tutta nera. E la prima volta che sono caduto, purtroppo mi sono alzato senza tuta perché si è disfatta. Poi Lino Dainese un giorno è venuto a trovarmi a casa, lui aveva appena iniziato, io non lo conoscevo ancora, aveva appena iniziato a fare le tute. E quindi mi disse: mi piacerebbe averti, ma sono troppo piccolo, tu sei troppo importante per me, quindi ne parleremo più avanti. E però abbiamo parlato un po', ha voluto vedere la tuta con la quale io correvo, eccetera, e lui da lì ha continuato a migliorare, continuando a lavorare per la sicurezza. All'inizio noi pensavamo solamente all'aerodinamica, al peso, io guardo soprattutto alla sicurezza, che la tuta protegga il pilota, e questo che lui ha sempre fatto. Dainese era un marchio importante, ma che lo differenziava dagli altri era la passione che ci metteva il signor Lino, e seguiva tutte le gare e ci trattava un po' come i suoi figli, specialmente nel mio caso. Beh, la mia prima tuta Dainese è una di queste che ho appese lì. Naturalmente aveva già qualche protezione, ma non era come queste di oggi, perché poi lui è andato avanti e sono 10 anni che sta studiando anche l'airbag, e quindi è una protezione ancora di più e evita molti, molti incidenti gravi. Io ho usato la tuta Dainese dal 75 a oggi, che siamo nel 2014, però un anno non l'ho usata, era l'anno che ho vinto il mondiale. Però Lino Dainese mi faceva ugualmente la tuta, perché il mio sponsor, che era spagnolo, non era molto bravo nel confezionare la tuta e avevo sempre problemi alle ginocchia, non riuscivo a piegarle. Allora Lino mi fece la tuta e poi scrisse il nome dello sponsor spagnolo, quindi ti dà l'idea di che tipo di rapporto, che va oltre agli affari e agli interessi. E ricordo come fosse oggi, gara di Salisburgo, un freddo cane,
e la mattina quando mi sono svegliato c'era il signor Lino e la signora Paola Dainese che mi stavano facendo il caffè nella roulotte. E chi lo sa fra 20 anni cosa avremo? Aspettiamo, anch'io spero di vedere.